Eccomi, eccomi, sono qui, eccomi. Che ti è chiuso? No, come è chiuso? Io devo partire. Non hai sentito? Sì, ho sentito, ma io devo partire, devo andare in Svezia per l'Eurovision. L'Eurovision? Sì. Cosa fai, canti? No, a cantare ci pensa Angelina Mango. Io sono il presentatore. Presentatore? Sì. Da solo? Sì. Sai che mi è venuta un'idea? Un'idea? Un'idea fantastica. Quale? Lo facciamo insieme. In due insieme? Sì, sì. Insieme. Ragazzi, bentornati in questa mia nuova puntata di Ale Quale Show, la mia rubrica televisiva del nostro canale YouTube di Sony Buonasera, che può seguire l'intero mondo della televisione italiana a 360 gradi. Questa puntata, ragazzi, parliamo, come da tradizione, ragazzi, della nuova ed entusiasmante, pazzesca edizione dell'Eurovision Song Contest 2024, la più grande manifestazione canora mondiale, che torna in questo 2024 con la sua edizione di Malmo, United by Music, dopo la vittoria, insomma, della Svezia l'anno scorso, con questa nuova edizione attesissima, dove a rappresentare l'Italia c'è stata, insomma, Angelina Mango, dopo aver vinto l'edizione, come dire, di quest'anno del Festival di Sanremo. Che dire, ragazzi, per chi non conosce l'Eurovision, insomma, l'Eurovision è la più grande manifestazione, il più grande contest del mondo legato alla musica, insomma, dove tutta l'Europa si sfida in questa grandiosa gara canora, davvero pazzesca, divertentissima, colorata, trash, dove si possono ammirare tutti i più grandi talenti d'Europa e anche tantissimi stili di musica, e, come dire, confrontare con tantissime culture, modi e usi, come dire, anche della musica. Quindi davvero qualcosa di eccezionale, fantastico, davvero uno dei miei programmi, vuol dire, preferiti di sempre, insomma. Che dire, ragazzi, l'Eurovision di quest'anno è stato caratterizzato anche da qualche polemica, ovvero l'esclusione da parte dell'Olanda del cantante di Europapa, per, appunto, delle molestie, c'è scritto, insomma, è successo dietro le quinte. E poi anche con il problema che durante le semifinali l'Italia purtroppo ha proiettato le percentuali di voto che hanno fatto vedere la netta preferenza del nostro paese verso un altro, e quindi un pochettino ci siamo un po' boicottati quest'anno. Però, insomma, a parte questo, è stata comunque un'edizione bella, canzoni alcune orecchiabili, alcune molto belle, che adesso andiamo a ripercorrere insieme quindi nel grandioso viaggio di questo Eurovision Song Contest 2024. Agitata un pochino, però sono anche molto carica. Voglio vivermi questa esperienza con l'attitude con cui ho vissuto l'esperienza di Sanremo, quindi è talmente grande rispetto a me che non voglio avere troppe pressioni, troppe aspettative. Preferisco vivermela, imparare e godermela. Il palco dell'Eurovision è un palco molto grande e voglio sfruttare questa occasione per essere più creativa anche nella performance, e voglio che alla gente arrivi l'energia forte mia e delle ballerine.
Io sono molto contenta di poter partecipare a un evento del genere perché appunto la musica unisce e essendo io un tipo poco competitivo mi piace che ci sia questo come slogan perché mi appartiene molto di più che il concetto di gara in sé. Io li stimo tantissimo, Mara la conosco da tanto e sono contenta che ci siano loro perché mi mette tranquillità questa cosa e sono sicura che le loro energie mi caricheranno tantissimo. Sinceramente io non mi aspettavo nulla di tutto quello che è successo ultimamente, quindi rappresenta tanti piccoli traguardi, tante piccole conferme che tutto quello che io faccio per la musica, tutto quello che vivo dentro di me per la musica hanno un senso e arrivano alle persone. Quindi quello che è la musica per me in questo momento è semplicemente comunicazione, in questo caso con più persone possibili. Mi servirebbe forse riflettere un secondo su quello che sto vivendo perché non voglio perdermi i minuti di quello che sta succedendo, voglio vivermeli tutti. E ci vediamo il 9 maggio e l'11 maggio, io sono pronta. E quindi sì ragazzi, questo è stato un pochettino tutto il meglio di questa edizione 2024 di Eurovision. Avete visto insomma talenti eccezionali, uno più folle, più divertente dell'altro, che dire, io ho avuto i miei preferiti come la Finlandia, poi la Croazia, bravissimo con Bibi Lasagna, e poi mi è piaciuto tantissimo anche Nemo della Svizzera, insomma, ovvio anche a noi Angelina, che ha fatto un'esibizione spettacolare su questo palco dell'Eurovision 2024, grande grinta, bella esibizione, bella coreografia, bella scenografia, davvero tutto azzeccatissimo, insomma. Che dire ragazzi, anche quindi in questa edizione ha avuto un vincitore, purtroppo non siamo stati noi perché siamo arrivati settimi, purtroppo per le votazioni del televoto, ma quindi andiamo a scrivere ragazzi chi è stato quindi il vincitore di questa edizione 2024 dell'Eurovision Song Contest. Quindi sì ragazzi, Nemo è il vincitore con la sua The Code dell'Eurovision 2024, un vincitore pazzesco con una canzone bellissima, forte, orecchiabile, lui fantastico, meraviglioso, davvero eccezionale, l'ho preferito da subito, è stato per me qualcosa di bellissimo, quindi davvero vittoria strameritata per questo Eurovision 2024. Ragazzi, io che dire, vi do appuntamento alla mia prossima puntata di Ale Quale Show, qui sempre qui sul nostro canale YouTube. Signori, buonasera, vi invito anche a lasciarci un like, a iscriversi appunto al nostro canale e ci vediamo ragazzi prestissimo con la prossima puntata di Ale Quale Show, qui sulla nostra rubrica dei Signori Buonasera. Mi raccomando, fatemi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate del vincitore e quali sono le vostre opinioni. A presto!